Si interrompe in Sardegna la serie utile del Pineto che durava da 4 partite. L'Olbia vince 1-0 grazie al graffio del suo uomo simbolo Ragazzu prima dell'intervallo. La squadra di Amaulo, sottotono rispetto alle ultime uscite, senza il portiere titolare Tonti squalificato e con Mercorelli tra i pali, debutto stagionale dal primo minuto. In difesa c'è Marafini, rientra anche Amaulo in regia dopo la squalifica. Olbia senza l'ex Pescara De Sena, squalificato. Leandro Greco punta sul talento Vastese Cavuoti, di proprietà del Cagliari. La partita non è certo spettacolare, complice il vento forte che soffia su Olbia e la stanchezza che condiziona entrambe le squadre reduci dal Tour de Force di ottobre. Gli abruzzesi nel primo tempo non riescono mai ad impensierire la difesa locale, tornando negli spogliatoi in svantaggio solo per merito però di Ragazzu, ex L'Aquila, e del suo destro chirurgico. L'attaccante sardo segna dal limite dell'area al 36esimo, il quinto gol stagionale. Il Pineto nella ripresa passa la difesa a 4, alzando Teraschi più vicino agli attaccanti. Il momento migliore per gli abruzzesi intorno al 20esimo, con due chance importanti, entrambe capitate sui piedi dell'esterno pescarese. La prima al 21esimo, mischia in aria, ma i sardi si salvano. La seconda al 23esimo, con il tiro a volo sempre di Teraschi che finisce alto. Nel recupero la più ghiotta occasione per i biancazzurri della serata sarda. Giambè costringe Rinaldi alla parata più difficile della serata. L'Olbia è salva, il Pineto resta a secco. È la terza sconfitta stagionale dopo 12 giornate. Lunedì prossimo l'ultima all'Adriatico di Pescara contro la Fermana per un immediato riscatto.